Cioè, amiche e cioè amici, come chiudere una relazione che fa soffrire? Spesso noi non riusciamo a chiudere le relazioni che ci fanno soffrire per diversi motivi. Il primo motivo è che siamo coinvolti e allora dobbiamo renderci conto che siamo coinvolti più sulla sofferenza che sul piacere. Abbiamo una parte emotiva che si nutre di sofferenza e non di piacere. E quindi dobbiamo imparare, adesso vedremo come fare, a, diciamo, insegnare alla nostra sfera emotiva ad agganciarsi sul piacere e non sulla sofferenza. Poi ci sono altri casi in cui non siamo coinvolti con questa persona, cioè non ci importerebbe tanto di chiudere, ma sentiamo dei forti sensi di colpa, nella chiusura, perché l'altra persona abilmente riesce, diciamo, a mandarci in crisi, facendoci sentire forti sensi di colpa. E anche in questo caso dobbiamo imparare a chiudere, perché i sensi di colpa non devono vincolarci, non devono ostacolarci, ognuno è responsabile di ciò che fa, per cui dobbiamo veramente imparare a essere liberi da questo punto di vista. E allora come si può fare a chiudere una relazione che ci fa soffrire? Intanto la presa d'atto che ci fa soffrire e la presa d'atto che questa responsabilità è da allocare completamente nell'altra persona. Noi non dobbiamo farci carico della sofferenza che viviamo a causa di un'altra persona, perché dobbiamo diffidare di tutti, ma non diffidare di noi stessi nel momento in cui diffidiamo di noi stessi e andiamo a prescriverci dei difetti, un po' come se dicessimo: è giusto che soffro perché tanto sono uscito difettoso dalla fabbrica e non è che posso pretendere qualche cosa, mi devo tenere questa sofferenza, questa spada sulla testa. Quindi questo è il primo processo che vuol dire recuperare autostima. E poi dobbiamo fare qualcosa di forte emotivamente, qualcosa che ci dia una scossa emotiva, in modo tale che la nostra parte emotiva capisca che non è necessario mangiarsi la merda che va a cercarsi lei, perché potrebbe avere altri nutrimenti. Però dobbiamo fare qualcosa che ci dia una scossa emotiva forte. Incontrare una persona, uscire anche con una persona, diciamo, che sappiamo che non sarà la persona poi ideale per sempre. Però lo scopo è quello di viversi proprio una forte emotività, quindi fare qualcosa a vantaggio della nostra parte emotiva. E anche forzando un attimino la mano, cioè se non riusciamo a sganciarci, iniziamo a tradire, ad esempio, questa persona, in modo tale che col tradimento ci viviamo del pathos, ci viviamo dell'emozione e ovviamente attribuendo all'altra persona la colpa, non a noi. Questo è un processo mentale che dobbiamo fare che è molto importante, perché facendo questo si inizierà, la nostra parte emotiva inizierà a slegarsi, inizierà a sganciarsi, avverrà quel fenomeno che si chiama sganciamento affettivo. E una volta che lo sganciamento affettivo è venuto, da lì a chiudere è soltanto poi una questione di logico-razionale, ma la nostra mente logico-razionale si riesce a persuadere abbastanza facilmente. Il più è effettuare questa operazione di sganciamento affettivo per sganciare la parte emotiva fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!